a lottare per Marco e a dargli questa benedetta giustizia che arriverà. Cosa dice ora Marco? Io oggi purtroppo per la prima volta sono mancata al cimitero, però domani il mio primo pensiero, anzi forse questa sera stessa andrei da qui a piangere, mi dirò Marco, finalmente hai rispetto di me, perché secondo me finora mi sarei mancato il rispetto di me, perché non si può uccidere un ragazzo di 20 anni e finora 5 anni significa che si farà un anno di vita. Perché io non posso pensare a una cosa del genere per mio figlio e per il messaggio che arriva a Bodo. Ha sempre avuto fiducia nella giustizia, Marina? In primo e secondo grado avevo fiducia. Dopo il secondo grado ho iniziato a sperarci. E la mia speranza è stata l'ultima a morire, perché questa sera la giustizia mi ha ridato la forza di credere nella giustizia, perché così è stato, cioè a mandare indietro un processo e essere di nuovo rifatto l'appello. Scusate, ma sono tanto emozionata che mi tremano le gambe, non ce la faccio veramente. Però so felice che Marco finalmente abbia un po' di giustizia. Io voglio mandare un bacio a mamma mia che sta a casa, poverina, sta da sola. Mamma, avevi ragione te, la preghiera ci ha aiutato tanto. E un bacio grande a mio figlio, da lassù che ci guarda e che vede questa sera quanta gente gli vuole bene, si è riunita tutta l'Italia per Marco. E è una cosa bellissima, bellissima. Grazie a tutti di essere stati qua. Valerio, ci speravate in questo risultato? Io di verità oggi sono venuto che non speravo niente, perché avevo paura che in positivo o in negativo, cioè sapevo, avevo la certezza che in positivo o in negativo doveva succedere qualcosa, per cui non volevo né star male, anzi non volevo star male e basta. E Marina, cioè, chiaramente ci sperava tantissimo. Io sono contento di come sono andate le cose, perché si è dimostrato finalmente che la giustizia esiste.